cammina, vieni a casa. Non solo sei rimbambita completamente, ma pure queste pagliacce. Ma pagliacce! Soltanto di figuracce che abbiamo fatto tutti in cucina. Vai dentro, a chi devi dare sta bella? Vai, vai dentro, cammina, ancora. Guardi un po'. Ma vedi, chica, vera, originale, cerca lemosina abbondante. Di che porcheria! Il marito in carcere, il contrabbando, e mo' mi mettete a fare pure queste cose. Che cos'è, signori? Che qua, primaria cosa? La nonna è un'iniziativa sua personale, questa pagliaccia. Non è scema, creti. Appunto. Secondaria cosa, cara mia, pensa a te, perché tu c'hai il marito ubriaco, e te che il marito ti ha abbandonato. E tu c'hai il marito ubriaco e la botta è piena. Andiamo dentro noi, che non ti ho visto questa vicinità. Ma non lo devi dire questo fatto, però, vedi? Ancora il cuore in fiamme c'hai. Sì, lo so, perché io sto sempre a pensare a Felice. Dimenticalo. Con dolore qua, ma offrimi una tazza di caffè. La tazza di caffè. Accomodati allora, accomodati. Non pensare a Felice. Non lo checcare pro. Ecco, diciamocelo chiaramente. Tieni, questa è la tazza di caffè. È vuota. E la, tu hai detto la tazza di caffè, la tazza di caffè. Me, ora mo che c'ho da caffè. Me la prendo lo stesso. Grazie, arrivederci. Arrivederci, sì. Mi raccomando. E pensa sempre alla trave che è nell'occhio. Non a quel che è la cecchetta che stai facendo. Di quell'altro. Un po' di occhio. Tutte e due ce l'hai tu, le tre. Ah, commissario, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo infilocchiato pure la moglie Catacchio. Va benissimo. Ha accettato la missione suicida. Vieni, vieni, Catacchio Ciambello, vieni, siediti, vieni, vieni. Il nostro grande eroe. Il nostro salvatore. Non devi temere niente. Devi pensare, tu pensa solo una cosa. Pensa, Catacchio, la foto sui giornali. Non sulla tomba, la fama! A 380! La ricchezza! La ricchezza! La ricchezza! Deve le cose. Catacchio, la libertà! La libertà! E poi le televisioni, in grande bella pubblicità. Siamo alla fase operativa del piano. Una strategia. Lucio Einstein, come facciamo a trovarlo? Prima di tutto bisogna cercare. Fa la scoperta. Chi sono? Un annuncio sul giornale! Sta fricchiando, sta fricchiando. Questa è una cosa come... Facciamo delle mie. Ma ci vuole almeno un certo numero di cani poliziotti. Cani poliziotti, anche con i cani poliziotti. Spremiti. L'FBI. La CIA. Faccia. Lascia sfogare il ragazzo, se ha bisogno di sfogare. Il satellite. Il satellite. In quel momento la trasmissione. No. Ragazzi, qui ci vuole qualcosa che va al di là. Un veggente ci vorrebbe. Il veggente? Il veggente non so. Il Mago Zeus! Cosa che è vero? Il Mago Zeus. No, è proprio necessario il Mago Zeus. Sì, Mongeni, è necessario. No, lui è rimasto traumatizzato. Ma ti ricordi che facevo quell'entrata uscita in uno? Io ho perfino un bigliettino della visita del Mago Zeus. Mago Zeus, tarocchi, magia bianca, nera, teletrasporto, numeri di telefono, io direi di chiamare. Sì, vabbè, ma il Mago Zeus è proprio necessario. No, sono contrario. Sono contrario perché io ho paura. Mi prende a paura. Che è l'unica maniera, l'unica! Allora, tocca chi esce? Decise si chiama. Allora, perché tocca? Per me. Allora, perché? Uno, due, tre. Ma è uscito io, dove va? Ragazzi, serietà, lo faccio chiamare da centralino. Sì. Mi avete chiamato? Il Mago Zeus! Ma è proprio... hai visto? Proprio è capitato a fagiolo proprio. Hai capito? Questa cosa...
La dovrei pagare cara, la dovrei pagare. Questo atteggiamento noi non l'abbiamo mai avuto. Tu sai, guai, che la famiglia Catacchio ha sempre passato. Da che Natale se ne è andata in galera, ma mai, mai ci siamo piegati a tanto a chiedere l'elemosina nei posti. Davanti ai vicini che ci conoscono e sanno come io ho lavorato, quanto ho sudato. Tu mi hai abbandonato a me, Lena, senza mangiare, senza la bella, senza un atto di prosciutto crudo, senza il filetto, senza niente. Il filetto, non ti bastava quelle cipolle? Lo spaghetti, il filetto, con sì, cav. Sì, basta la cipolla, basta l'aglio la mattina, una tazzina di caffè e stiamo bene. Avevo sempre campato onestamente e dignitosamente, mamma. Non lo dovevi fare, io mo che ne vado a parlare con Natale. Tu non so la faccia dove la dovrai mettere. Non la cupo, non la devo andare a mettere. Quello è il posto giusto, mamma. Avanti, togliti quella carnevalata da addosso, togli quegli occhiali da cieca. Come la cieca, lei ha fatto la cieca. Basta te, non ti vedo niente. Cartello. Un cartello. Dammi qua, dai, lascia stare queste cose, non le mettere mai più. Mettere cose là. Vergogna. La vergogna della famiglia Cataccio sei tu. Che costa qua dentro? Niente, le cose che ho fatto. Che cosa hai fatto? Che cosa fa? Le cose che mi hanno detto. Mamma. Che cos'è? Che cos'è che hai fatto? Le lemosine, stavo a logicare. Le lemosine. Ma sono milioni, mamma. Che hai fatto, mammina? Mammina, che hai fatto? Non ho fatto niente. L'elemosina. Mammina, fatti dare il bacino. Mammina, bella. Mammina, già. Sei la mamma bella. Pasqua. Chi è? Pasqua. E non c'è nessuno. Che cosa? Ela. Chiuda la porta, quella cazzo! Vieni, una altra tazza di caffè! Sì, via, ciao, di qua, ciao. Via! Maledetta, quella intrusa! Che cosa? Mamma, i soldi! Mamma, sei l'angelo della casa! Ma non è passato! Bacio! No! Oh, te l'ho detto! Mamma!